Il comune di Sant'Agata de' Goti ha ospitato il convegno dal titolo Lavori di completamento Fondovalle Sclero, evento organizzato dalla provincia di Benevento d'intesa con l'amministrazione comunale saticulana, che ha visto una grande partecipazione di pubblico. Notevole la presenza di sindaci e amministratori attenti al completamento dell'opera. Erano tanti a Sant'Agata de' Goti i rappresentanti istituzionali presenti, ha commentato il primo cittadino Carmine Valentino. Ringrazio i sindaci, gli amministratori ed i consiglieri provinciali del territorio sannita e non solo. La loro presenza, anche al di là del colore politico, sottolinea l'importanza di un'opera come la Fondovalle Sclero. Diamo atto sia all'impegno del governo Renzi prima e Gentiloni dopo, dell'impegno negli ultimi 4 anni del sottosegretario Umberto Del Basso De Caro, ma è anche l'occasione per esplicitare alle istituzioni del territorio quello che è il tracciato, quello che sarà il completamento di una infrastruttura che aprirà il territorio in direzione dell'area irpina e collegandola così con l'area terra di lavoro e con l'arteria della Benevento Caianello. È sicuramente per la città di Sant'Agata de' Goti un'occasione importante ospitare questa iniziativa, un'occasione anche per incontrare i sindaci del territorio, un momento importante per fare il punto sullo stato dell'arte ed avviare quindi quando prima possibile, ci auguriamo, le procedure per la gara e completare nei 18 mesi canonici, questo è il cronoprogramma previsto, quello che è un completamento, ripeto, infrastrutturale di vitale importanza per tante ragioni e tanti motivi che non passano inosservati a nessuno, ivi compreso quello che è poi lo sbocco naturale anche dei servizi sanitari legati all'ospedale Sant'Alfonso Maria de' Liguori. Il collegamento dell'asse viario tra la Valle Telesina con quella caudina ha visto la presenza di tanti amministratori delle due zone per lo sviluppo di una vasta area comune. Credo che quest'oggi sia la provincia che la regione, con la presenza dell'onorevole Mortaruolo e del sottosegretario come rappresentante alle infrastrutture del governo centrale, sia un giorno importante e fondamentale, un intervento di 9 milioni di euro per il nostro territorio, come si diceva e come ha sottolineato anche il presidente della provincia Claudio Ricci, un intervento che dà contezza ma soprattutto concretezza all'azione provinciale, regionale e dello Stato centrale. Un'opportunità per il nostro territorio, per alcuni comuni importanti come Moiano, come Sant'Agata de' Goti e come parte dei comuni della Valle Telesina, per dare sviluppo soprattutto non solo turistico ma anche sanitario per i collocamenti con le strutture sanitarie della nostra area, queste le azioni che servono al nostro territorio per il rilancio di un'area vasta come la nostra. Il presidente della provincia Ricci si sofferma in particolare sul degrado dell'arteria, rivolgendo un appello al senso civico dei cittadini. La Fondovalle era ormai una discarica a cielo aperto su cui passavano le macchine. Una cosa veramente obbrobriosa. I cittadini, gli amministratori ci chiesero di avviare un discorso di pulizia, e pur con la ristrettezza di mezzi nota, noi veramente in pochi giorni abbiamo messo in atto questo provvedimento che sta dando già i suoi frutti. Io credo che la Fondovalle, questione di ore, sarà pulita e restituita alla dignità di strada e non di discarica. Noi possiamo pulire, possiamo impegnarci, lo stiamo facendo, lo faremo ancora, però un appello a tutti, cerchiamo veramente di recuperare un minimo di senso civico. I rifiuti non vanno abbandonati per strada. A testimoniare l'importanza del progetto, che dovrebbe concludersi entro 18 mesi, il sottosegretario alle infrastrutture Del Basso De Caro. È un altro dei tasselli di questo suo sottosegretariato di totale, devozione alla causa della rete viaria del Sannio. Sì, è un'opera importante, un completamento, 1700 o 1800 metri, questo è tutto, finanziata per 9 milioni e mezzo di euro. Si tratta di arrivare alla rotonda di Paolisi. Perché la rotonda di Paolisi? Perché quello è lo snodo anche di un'altra arteria importante che passa dall'altra parte della Valle Caudina, cioè da Cervinara, la Piano Ardine. E lì poi, dalla rotonda di Paolisi, è previsto, con un finanziamento di 150 milioni che già è nel contratto di programma ANAS Ministero delle Infrastrutture, una tratta della Benevento Caserta che parte proprio dalla rotonda, una pedemontana che supera la strozzatura di Arpaia e di Santa Maria a Vico e punta direttamente verso il casello autostradale di Caserta Sud. Quindi diventa un crocevia importantissimo la rotonda di Paolisi. Ora, l'importanza dell'Aisclero è nota, è una
arteria, un'asta di collegamento che unisce la Valle Telesina a Valle Caudina, tant'è che si imbocca dopo Telese a San Salvatore Telesino e termina a Maddaluni, ai ponti.